tra Biomedia e Palaradi per lo scrimmage contro Casal Pusterlengo, Terrence Roderick regolarmente in campo. Un rapido assunto degli avvenimenti delle ultime ore: il giocatore a partire da ieri a tempo 5 giorni, queste sono parole di Marco Cabrini che ho sentito poco fa, 5 giorni per presentare assieme al suo agente ed eventualmente ai suoi legali un dossier di difesa contro la sanzione disciplinare che la società Vanoli Braga vuole intentare contro il giocatore, per motivi ovviamente disciplinari. Come funziona la faccenda? Io ci ho capito poco, è stato molto pesante con Cabrini perché proprio non capivo, allora ho cercato di recuperare tutte le informazioni. Il contratto nazionale prevede che appunto lo status da professionista preveda questo tipo di azione cooperativa nei confronti del giocatore stesso. Certo, Cremona sta zonando con Light al centro del fronte dispari della zona. L'amichevole è stata indetta in quanto Cremona è senza Tusek, con il noto infortunio di fascite plantare, senza Mazic, fuori rosa a tempo determinato, Perkovic messo fisicamente non al meglio, quindi non c'era il numero minimo per potersi allenare, si è preferito giocare contro un avversario vero, Casal Pusterlengo, che milita nella DNA. Stavo dicendo che quindi Roderick rimane in rosa per sicuramente 5 giorni, fatta partenza da ieri, quindi almeno fino a sabato. Ci sono possibilità che il suo pool difensivo produca un dossier prima di questa cosa, allora Cremona potrà indire non si dice, potrà esercitare il suo diritto di appunto muovere un atto accusatorio verso il giocatore, sul quale può essere da discutere con gli eventuali provvedimenti. La cosa a Cremona non vogliono farla passare sotto l'uscio, tutt'altro, sono motivazioni molto gravi quelle che hanno portato la società a questo passo. Andremo quindi a vedere nelle prossime ore cosa succederà. Diciamo che fino a venerdì Roderick dovrebbe essere tranquillamente in rosa con i compagni. Roderick ora va a rimbalzo, non è rimbalzo difensivo, va a recuperare una palla. Abbiamo quest'ultima azione, il primo quarto l'ha vinto Cremona 25-19, ovviamente uno scrimmage non particolarmente significativo, una squadra di due serie inferiori, quella lodigiana. Adesso siamo in una fase di stallo, manca un minuto alla fine del secondo quarto. Antonelli ha giocato molti minuti in questa gara, anche abbastanza normale, senza Tusa e senza Perkovic, gli unici lunghi sono lui e Milic. C'è stato un impiego di Light da 4 tattico. Ora Roderick prende il pallone in mano, spinge la transizione, va a attaccare l'avversario diretto, ferma il palleggio, aspetta che arrivi a rimorchio Light, si va da capo, la difesa aggressiva di Casal Pusterlengo si chiude in maniera fallosa. Direi che può bastare questo servizio del tutto inutile, però tanto vi era dovuto. Palla rubata da Jonathan Tavo, che va a appoggiare in contropiede il 29-17 del terzo parziale di questo scrimmage. L'ultimo possesso del terzo periodo lo gioca Casal Pusterlengo, 5 secondi, 4 per un tiro, lo sbaglia, palla che va abbondantemente fuori, 2 secondi, 80 centesimi, vediamo cosa costruisce Cremona. La rimessa per Ercole che porta il palleggio, suona la sirena, un possesso di Cremona prima di chiudere il collegamento differito da Palaradi. Giusto per vedere un approccio di Antonelli. Trebimedia saluta, rimane qua con Paolo Sinelli, folto pubblico sugli spalti. Buonasera.